Io ho visto una gran bella Gavesi, una partita difficilissima tatticamente. Io ho detto la più difficile in assoluto. Ed è chiaro che quando poi trovi una squadra che è venuta 4-1, 4-1, si chiude a riccio e ti lascia soltanto le corsie esterne, ci ha visto lungo perché non abbiamo colpitori, no? Ci arrivavamo anche bene con gli esterni difensivi, ci arrivavamo bene il 2 contro 1. Poi si arrivava lì, si mettevano palloni improponibili e la partita poi stava man mano calando poi di tono. Meno male che abbiamo trovato la zampata vincente in una grande azione di Claudio. E io credo che si sia sbloccata in modo meritato perché, oltre alla normale amministrazione, il nostro portiere non ha fatto. E poi con Alessandro Varchetta e Manzo dietro, onestamente, uno può pure dormire sogni tranquilli e può attaccare in massa come abbiamo fatto nel secondo tempo. Volevo veramente essere le lodi a questa squadra che ogni domenica ti fa accaponare la pelle per le interpretazioni che dà la partita. Oggi è una partita dove tatticamente, se non sei bravo, non ne vieni fuori. Oggi questa squadra ha superato la prova del 9. Il risultato come lo giudica? Forse troppo. Ah. Bugiardo. Perché la mia squadra ha commesso 3 ingenuità, Cavese ha commesso molto di più di noi come ingenuità e hanno vinto 2-0. Però complimenti a Govino, a questa squadra, a questi ragazzi che sono una sorpresa del campionato. Però la mia squadra oggi ha avuto un approccio giusto, mentalità giusta per affrontare un pubblico bellissimo come Cavese, una città importante che sa di calcio. Siamo venuti qua per fare una sorpresa, per fare una grande partita. Siamo riusciti, tra le tre ingenuità che ci sono costate care, perché sul campo ogni due gol che abbiamo subito, la palla nostra, il rigore che abbiamo subito, semmai la palla nostra è stata, non lo possiamo perdere così facile, con tre giocate vicine, pulite. Per questo dico che ci è mancato gol. Ho chiuso gli occhi e speravo che il collo mi desse la forza appunto per metterla lì, perché poi il portiere, tra virgolette, veniva con me verso, diciamo, l'altro palo e quindi ho pensato che potesse essere preso in controtempo, no? E ho dato una botta di collo per cercare di indirizzarla dall'altro palo, mi è andata bene, va bene così.